Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuova ricetta dolce. Allora, dato che oggi è la festa del papà, è proprio oggi il 19 marzo, voglio preparare la torta chiffon, che sono quelle classiche torte americane molto alte, cioè di solito esce bella alta, sofficiosa e veramente buonissima. Tra l'altro, proprio mangiandola non resta pesante, nonostante ci siano comunque 5 uova all'interno. Allora, adesso vi faccio vedere gli ingredienti, quindi andiamo! Allora, per preparare la torta chiffon servono 5 tuorli, 5 albumi, 300 g di farina e una bustina di lievito che io ho già messo dentro qua e ho già mescolato, il lievito per dolci, 8 g di cremor tartaro, 300 g di zucchero che io ho suddiviso in 200 e 100, poi vedrete perché va messo in due momenti diversi. Intanto scusate che sono un po' troppa roba sul tavolo. Allora, abbiamo detto zucchero, poi ci vuole un pizzichino di sale che ho qua dentro, 125 g di olio di mais, 160 g di acqua, ecco qua, una bustina di vanillina, ma io non ce l'ho quindi non la mettiamo. E la scorza grattugiata di 2 limoni oppure l'aroma che preferite, può andare bene sia quello alla vaniglia, quello al limone, quello all'arancia, quello al rum, quello che più vi piace. Io ce l'avevo qua. Ah, eccola. Questa io ho quella, metterò quella al limone. Allora, iniziamo montando a neve gli albumi insieme al cremor tartaro e a 100 g di zucchero. Allora, ho montato a neve, vedete che è proprio bella ferma. È molto importante che gli albumi siano montati a neve fermissima, perché altrimenti poi nell'andare a cuocere c'è un oddio, non mi viene il nome. Uno stampo apposta per la torta chiffon, che se rimane troppo liquido il composto, mamma oggi scusate ma non riesco a parlare. Se rimane troppo liquido il composto, tende a uscire da sotto e non vi uscirà la torta. Comunque, albumi montati con lo zucchero e il cremor tartaro, adesso vado a metterli a parte e andiamo. Ah, io nel frattempo ho già acceso il forno a 180 gradi. Vado a mettere allora i tuorli, poi vado a mettere il restante 200 grammi di zucchero e cominciamo a mescolare fino a far diventare chiari e spumosi. Allora, adesso che gli albumi sono belli chiari, vado a prepararmi qua vicino l'olio e l'acqua, perché andrà messa, almeno nella mia ricetta, me l'ha insegnato una mia carissima amica tantissimi anni fa, e mi ha spiegato che va aggiunta un goccio di acqua, un goccio di olio, un goccio di acqua, sempre alternati in questo modo, fino a finire gli ingredienti, continuando a mescolare. Dopo io non so le altre ricette, non le ho mai guardate, quindi non so se sarà sempre uguale
il modo di il procedimento. Allora, andiamo e iniziamo a mettere. Adesso vi faccio vedere come intendevo l'olio. Ne mettiamo un pochino e continuiamo a mescolare. Quando si sarà incorporato bene nell'impasto, andremo ad aggiungere un goccino di acqua. Scusate per il rumore, ma ci tengo a farvi vedere questo, almeno un po' di questo passaggio. Ecco, poi vado ad aggiungere altro olio. Poi aggiungerò ancora acqua, poi olio, poi acqua, fino alla fine. Ora ho finito di mettere acqua e olio ed è in questo momento che andrebbe messa la scorza del limone o comunque il vostro aroma. Mamma mia, che profumo! Ok. E il pizzico di sale. Poi, prima mi sono dimenticata di dirvi che io qua dentro vi ho detto che ho messo farina e il lievito, però se voi volete mettere anche la vanillina in polvere, va aggiunta direttamente qua insieme alla farina. Adesso vado a mettere poco alla volta la farina, continuando sempre a mescolare. Andiamo a mescolare bene anche quello che è rimasto sul bordo. E ora andiamo a riprendere i nostri albumi e andiamo a metterli piano piano nell'impasto, sempre mescolando dal basso verso l'alto, scusate, dal basso verso l'alto per evitare che si smontino. Verrebbero delle meringhe bellissime. Procediamo così un po' alla volta fino ad aver messo tutti i nostri albumi nel composto. Allora, il nostro composto è ben amalgamato. Questa è la forma per la chiffon cake, vedete, è fatta così, non va assolutamente imburrata. Io questa la compro, questa qua è calcolata che è 26 centimetri ed è altissima, guardate quanto è alta. Questa io l'avevo presa su Amazon
penso più di 10 anni fa, perché qua no, a quei tempi, diciamo 10 anni fa, non si trovavano, o comunque si faceva veramente molta fatica a trovarle. Invece adesso, visto che anche al mercato si trovano facilmente, e ci sono anche quelle già con i piedini, perché poi una volta cotta la torta andrà messa testa in giù, in modo che non si appiattisca, e quelle con i piedini secondo me sono molto comode. Io infatti devo usare, poi vi farò vedere, le appoggerò su due tazzine. Adesso vado a mettere dentro l'impasto. Ecco, dopo io in descrizione sotto vi lascerò tutti gli ingredienti con le dosi giuste, e magari se lo trovo, se mi ricordo, vi lascio anche il link di Amazon dove potete acquistare lo stampo per la torta se nel caso foste interessati. Mio papà questa torta la adora. Nonostante non abbia dentro né creme né niente, lui adora le torte di solito molto farcite, bagnate, diciamo, mentre questa lui la adora. Ecco, adesso mi sciacquo un attimo le mani e la nostra torta è pronta da mettere in forno. Andrà infornata a 180 gradi per 55 minuti. Vado a lavare tutta la roba che ho là nel lavandino. Ci vediamo dopo, ciao! Ecco qua la nostra torta, si è raffreddata, adesso vado a tagliare il bordo. Niente, metto giù il telefono, se no faccio fatica, poi ve la faccio vedere quando l'ho già girata e messa sulla base della tortiera. Eccola qua la nostra chiffon cake, guardate quanto è alta, non so se riesco. Ed è morbidissima, veramente. Comunque adesso vado a decorarla con questo che ho preso alla Lidl, che credo che sia la glassa ghiaccio bianca, e poi andrò a metterci delle codette di zucchero, ma giusto un po' sopra, giusto per decorarla, e poi ve la faccio vedere finita. La glassa. Adesso mettiamo la glassa. Come potete Mauro, vedere, però spegni il telefono, stai facendo un casino. Non si vede niente. adesso comodissima questa glassa, già pronta. Ok, adesso mettiamo gli zuccherini, aspetta che abbiamo ancora un po' di glassa, che la finisco. Finita? Sì, fai così, prendine un po', bravo. Ma un po' di più, guarda.
Più o meno così. Guarda, e poi fai così. Così. Pianino, mettine pochi alla volta, eh. Oh, che bello metterli. Questa già la glassa. Mm-hmm. Non su quella, ecco questa, guarda quanta qua in parte, lì. Com'è? Mm. È buona? Amore? Quando la festa del papà dovreste farla anche voi, è buonissima questa glassa. Mm. Mm. La mamma è bravissima a farle tutto. Oh, grazie amore. Prego. Il falò? Ah, ed ecco qua la nostra bellissima chiffon cake pronta per la festa del papà. Sì, torta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, così aiuterete il mio canale a crescere. Aspettate, però, a spegnere. Devo farvi una cosa. Devo farvi vedere una cosa. Sì, intanto io finisco. Ah, è per il papà. Questo è il regalo che Mauro ha fatto, il lavoretto che ha fatto Mauro per la festa del papà, e stasera andremo a aprirlo, non sappiamo, non so cos'è. E stasera un grembiule. Sì, non so, tuo, per cucinare. Mauro, per cucinare, sì, cucina sempre papà. Lo metterà quando fa le grigliate, ok? Sì, però mamma. E se vi va iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, così non perderete i prossimi video. Per oggi è tutto, io vi mando un grosso bacione, vi saluto e grazie per essere stati con me. Ciao!